Buongiorno, come state? Dinamiche energetiche della giornata di oggi. Non so se avete già visto il video con le tre varianti, l'interattivo. Lasciatemi qualche commento, se avete qualche riflessione, qualche suggerimento anche per il modo in cui è stato fatto la stesura con tutto il mazzo, selezionando le carte e non ripetendole. Non è male come idea. Molto carina, anche molto pratica secondo me. E aspetto i vostri commenti, suggerimenti. Vediamo un po' cosa ci vogliono dire le carte. Fatemi sapere se la copertina molto minimal, però più colorata, vi piace. La copertina del video, intendo. Qui più o meno nei video in abbonamento secondo me c'è un'energia preponderante in voi, non siete tantissimi, siamo un numero che è sotto la trentina di persone, quindi rispetto a migliaia siamo molto più concentrati. Ma qui c'è un cambiamento in atto che sembra essere trattenuto da voi, non dal contesto. Come una paura di perdersi, nel lasciarsi andare, paura di disperdersi. Non lo so, è come se vi aprissero i recinti, non uscite da questo recinto, rimanete dentro con gli altri cavalli, le altre mucche, gli altri animali del recinto, ma non per l'animale in sé, per dire gregari di un qualcosa che poi sono i vostri pensieri, cioè non di altre persone, i vostri pensieri, timori, dubbi, ricordi, tutti i fantasmi che sembrano essere in realtà delle entità reali che vi trattengono e non abbandonate quello che è stato, queste nubi dietro la vostra testa, eppure c'è questo faro che davanti vi chiama, che poi è la consapevolezza, quindi siete voi stesse, voi stessi, il faro che vi chiama ad andare, ad approdare verso una nuova terra e tutte le paure che invece trattengono questa nave, a, diciamo, lottare contro i flutti. Beh, vedete, la vita vi sta proprio afferrando. È doloroso perché è inevitabile. È inevitabile e per sua inevitabilità è pesante, sembra una coercizione, proprio perché non vi allineate, ma quando un qualcosa sta per accadere, perché deve accadere e si va controcorrente, il problema, ahimè, non è del ruscello che va nella direzione giusta, è del salmone che la vuole risalire necessariamente, anche perché quando la vita vi afferra per i piedi è finita a testa in giù. Siete nella posizione dell'appeso e nella posizione dell'appeso, purtroppo, siete voi che vedete il mondo al contrario. Il mondo non è né buono né cattivo e la vostra riuscita plausibile non è assolutamente impossibile, ma diventa una lotta di se stessi con se stessi. Perché? Perché semplicemente la storia, un libro che state leggendo, la vostra storia, ha dei capitoli scritti che sembra che voi non vogliate assolutamente vedere, ma non potreste mai capire il seguito, tantomeno godere del finale. E né di tutta la trama. Il non accettare lo snodo centrale della storia vi fa perdere il bello del prima e il bello del dopo. Quindi lasciatevi andare, senza timore, senza paura. A questo punto conviene fare un ragionamento estremo. Peggio di così non può andare. E via. State saltando con l'elastico che vi lega i piedi in un bungee jumping, giusto? Perfetto. E la paura è quella di sbattere per terra, di cadere, di non trovare nessuno che ci raccoglierà. Ma non è importante perché non è necessario che ci sia qualcuno a raccoglierci, in quanto non ci lascerà la vita. E questo è il punto, non proiettate le paure avanti, ma più che altro cercate di farvi forza con le certezze del passato, perché qualche certezza nella vostra vita ci deve essere necessariamente. Magari può essere anche una certezza dolorosa, figlia di un duro parto, di una consapevolezza difficile da realizzare, ma che avete realizzato, per quanto state cercando di non osservare e non sentire.
Anche perché quando per la prima volta l'uccellino viene gettato fuori dal nido, anche dalla madre, sembrerebbe una cattiveria. E l'uccellino ha l'idea di cadere, ha paura, eppure l'istinto fa aprire le braccia, le ali. E forse voi avete paura del salto e vi preoccupate dell'elastico che dovrebbe essere lì, trattenervi. Quando non c'è problema, voi siete uccelli e non lo sapete. Siete angeli e avete delle ali che mai utilizzerete, di cui mai vi renderete conto se non sottoposti ad una condizione che vi costringa a doverle usare. Quindi, sì, è vero, l'offerta è fatta dalla domanda sul mercato. Quindi voi cosa ne sapete di ciò che siete in grado di produrre, realizzare e conquistare se non rispondete a quel richiamo che da tanto tempo vi sta cercando, a cui fate orecchie da mercante? E quel richiamo è qualcuno che dall'altra parte del tempo, dello spazio, del mondo, delle vostre paure, cerca proprio voi. E è natura, è connessione profonda, è simbiosi di anima e corpo nonostante la distanza. Non vi vedete, ma siete connessi e c'è qualcuno che vi chiama e voi allo stesso tempo che chiamate questo qualcuno, ma non muovendovi diventa doloroso perché sentire un lamento e non poter aiutare quella persona che sembra stia soffrendo. E il lamento è il vostro lamento che torna come eco. Voi non ricordate neanche più quando quel lamento lo avete gettato nell'universo, lo avete liberato, lasciato libero in realtà, lo avete fatto fuoriuscire dal vostro cuore, dalla vostra mente, dai vostri pensieri, sogni, paure, parole. E quello ha cominciato a crescere, crescere, crescere in intensità e frequenza, come una valanga. Ed ecco che sta tornando indietro, siete stati un po' come un pipistrello con il vostro radar. Avete spaziato all'esterno, avete toccato i confini di qualcosa che vi somigliava, l'input torna a voi. Il vostro, ciò che è uscito fuori, l'output vi torna indietro come input. Ed è ciò che vi libererà, ed è ciò che vi chiama, ed è ciò che vi costringe ad avere il coraggio di realizzarvi per la regalità che vi compete. E quel piede si sta liberando e la vostra natura viene a ricordarvi che avete ali. E quella persona che vi cerca viene a ricordarvi quella cosa tanto romantica e carina che si scriveva sul diario. Siamo angeli caduti sulla terra ma con una sola ala che possono volare solo restando abbracciati. Ecco perché avete paura della caduta, perché inconsciamente sapete di non essere completi. Ed è questa non completezza, sentita e sperimentata, che vi fa solo sentire il fallimento. Perché? Perché non ipotizzate che dall'altra parte ci sia il pezzo mancante. Non abbiate timore perché dopo la tempesta arriva sempre il sole, poi magari si presenteranno nuove tempeste. Nessuno lo mette in discussione. Ma c'è anche un sole che vi attende e quella pioggia potrebbero essere lacrime, non di dolore ma di gioia. Però dovete anche conoscere il dolore per poter sperimentare su una scala di percezioni che cos'è la gioia, quanto è bella. Una gioia che arriva dopo l'aver lottato, lottato, lottato contro se stessi, contro le proprie paure, contro i propri limiti, riconoscendo nel limite un abito e non l'essenza. L'abito ve lo potete togliere, l'essenza è ciò che resta. E ricordate che voi cambiate come le vostre età. Non potete costringervi a portare un indumento da bambino quando ormai siete già adulti. Quindi dentro di voi c'è il ricordo, la memoria antica di quando completi si stava a rimirare il cielo in una dimensione diversa da questa, dove tutto era compresente, non era necessario manifestare se stessi. Bastava esserlo in potenza. Qui siete chiamati ad agire e a rendere atto ciò che in potenza, se non vissuto, si fa parola unica e diventa impotenza. Beh, questa stesura è molto carina e chiedo il permesso anche agli abbonati quest'oggi di condividerla un po' con tutti. Credo che questo messaggio veramente arriverà a più persone. Un bacio.